comando. Sempre. Sogno molto valeno. Sì, sì, lo so. Mai a rendersi. Mai, l'ho pubblicato pure ieri. Ed è un ordine. Tu sei parte di una famiglia di militari. Sì. Tuo padre era militare. Maresciallo della Guardia di Finanza. Tuo fratello. Maresciallo della Guardia di Finanza. Quindi entrambi. Quindi sai cosa significa eseguire un ordine. Il sì. Mio mai arrendersi è proprio un ordine. Da militare a militare, da soldato a soldato, da guerriero a guerriero. È rispettato, sicuramente. Non ti far sovrastare da pensieri negativi, pensa mai. Sempre positivo. Questa è la vincente. E ci mi ha aiutato tanto. Tu, da quello che mi hanno raccontato tuo fratello e tua madre, sicuramente sei un ottimo esempio di guerriero, di lottatore. Lo hai dimostrato fino ad oggi. Adesso stai facendo questo ulteriore esame. Questa ulteriore sfida. Sì. Perché credo che anche tu come me vivi di sfida. Abbastanza. E le sfide ci permettono anche di vivere una vita più significativa di crescere e di crescere, di migliorarci. Senza sacrifici non si ottiene nulla. Io ti auguro veramente tutto il meglio e che veramente questo ti porti a realizzare poi quei sogni che non devono mai mancare. Sto combattendo pure per questo. Perché tutto ci possono togliere, ma non ci possono togliere né gli affetti né i sogni, e non dobbiamo permetterlo a nessuno questo. E tu adesso fai parte anche dei miei pensieri positivi. E io ci metto il cuore veramente in tutte le cose che faccio, e tu adesso sei anche in questo mio cuore bello grande, bello capiente. Grazie. E veramente, guarda, non vedo l'ora di rivederci fuori. In un contesto più bello. Più bello e di festeggiare alla grande. E vivere questa vita meravigliosa che, nonostante gli ostacoli, nonostante le difficoltà, resta sempre comunque meraviglioso da vivere ogni istante. Assoluta, come io dico. Poi mi ha detto anche tuo fratello che sei anche ciclista. Sì, quindi lo sai cosa significa andare a tutta. Sì. Io la mia vita la vivo costantemente, sempre a tutta, sì. E questo mi fa stare sereno. So che non ho sprecato assolutamente neanche un attimo. So cosa significa fare una salita, so cosa significa la discesa, e il percorso è sempre bello, come tanto, è un gioco, non ci arrendiamo. Assolutamente, mai, 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 mai. Per il resto, come si dice, è una battaglia, no, una battaglia che lascia il segno. Certo, però siamo noi poi a metterci il nostro, indubbiamente siamo nelle mani di Dio. E lui poi che ci permette tutto, ma noi dobbiamo fare la parte nostra. Non possiamo sicuramente stare a guardare o stare ad aspettare che arrivi qualcosa. No, ma noi è concesso come vivere la situazione, no. Non possiamo cambiare quelle, però poi qui sei veramente nelle mani straordinarie di persone. Sì, che io ho avuto modo di conoscere tanti, tanti, tanti anni fa. La dottoressa D'Argeni è stata una cosa straordinaria rivederla stamattina, trovarla ancora qui, perché era lei che mi seguiva già quando nel 2010 mi è stata diagnosticata la necessità di trapianto urgente di midollo allogenico. Era proprio lei che mi faceva le biopsie osteomidollari. Poi ho fatto raccontare qualche volta, o era troppo brava lei o ero troppo bravo io a sopportare il dolore, ma non ho veramente
te quando ho fatto le biopsie con lei, perché ne ho fatte anche in altri posti, ma quando ha messo lei le mani per fare le biopsie, no, sono grandi, sono così. È veramente stato straordinario, ma poi si vede, no? Credo che hai avuto modo anche tu di conoscerla. Io dico sempre che sono capitato nello fatto giusto. Poi anche il primario, no? Abbiamo veramente persone eccezionali. All'inizio avevo la possibilità di andare altrove, ma ho detto io no, mi sento di stare qui. E hai fatto bene. Voglio stare qui. Sei vicino alla famiglia, perché anche la famiglia è fondamentale nelle difficoltà, nelle battaglie. Chi poi realmente più vicino alla famiglia, oltre agli amici. Gli amici, quelli veri, non quelli virtuali, e vengano anche quelli virtuali, però poi nella realtà, quando ci troviamo nelle necessità, stavano qui nei parcheggi, e stavo facendo la chemioterapia. Il più bel compleanno è stato quello, che l'avevi veramente la gente che mi vuole bene. L'amore è la forza più potente che esiste al mondo. Quando si fanno le cose con amore, con passione, niente ci può sconfiggere. Diventiamo veramente dei supereroi. Io ne sono convinto, perché è proprio in questo che io trovo quell'energia straordinaria che agli occhi degli altri mi fanno sembrare veramente uno che non ha problemi, o mi fanno sembrare come qualcuno che mi conosce un alieno, ma io sono un normalissimo uomo che però ci mette veramente tanto impegno, tanta costanza, tanta determinazione, forza, coraggio, e come raccontavo ai tuoi familiari, anche una buona dose di follia, ma soprattutto non mi sono mai arreso davanti a niente, e facendolo con il cuore, con la passione, mi riesce veramente bene. Tutto sembra naturale, non voglio dire semplice, sembra naturale. Ecco perché poi quando mi vedono sulla bicicletta sembra quasi che i problemi non ci siano, perché è un qualcosa che io da sempre faccio con quella passione che ti nutre e che ti ricarica di quelle energie che poi ti permettono di affrontare qualsiasi difficoltà. Ovvio che questo è in compagnia con un buon amico, con un buon gregario, viene più semplice. Non sempre il capitano vince per merito suo o solo con le sue forze, ma vince perché ha degli ottimi gregari, a volte anche più forti del capitano. E questa volta io faccio il gregario a te. Grazie mille. Ci risentiamo. Io tra poco ho l'aereo per Roma, parte alle 3, quindi devo scappare, ma ci tenevo assolutamente ad essere qui per darti il mio in bocca al lupo e per guardare negli occhi che veramente sei così grintoso e coraggioso come mi hanno detto. Ce la metto tutta. Affronto la malattia con dignità. Ci sono tante persone che ti vogliono bene, quindi anche per loro fa bene a dimostrarti così quelli che erano così. Grazie. Mai. Ci vediamo presto, Marco. Ci vediamo prestissimo. Io sono te. E io vi ringrazio per questo. Non mi devi dare del lei. Ti ringrazio. Ti ringrazio. Io mi chiamo Carlo. Carlo. Lascia stare il colore. Carlo. Va bene. Grazie, Carlo. Ciao.